all'estero. Ti rendi conto come siamo visti noi italiani fuori dai nostri confini? C'è tutta questa retorica degli italiani brava gente, poeti, santi, navigatori, in vero un cazzo. Ci stanno un sacco di stereotipi negativi che ci riguardano, che siamo ladri, corrotti, sessisti, e vi posso assicurare, ve lo giuro, che ogni volta che sono all'estero io faccio di tutto per confermare questi stereotipi, ogni volta, perché vi racconto una storia. Stavo allo stadio a Londra a vedere il Fulham, una squadra di Serie B, e per caso incontro degli italiani e incominciamo a fare il tifo per il Fulham. Ogni volta che l'attaccante del Fulham entrava nell'area di rigore avversaria e veniva sfiorato dal difensore dell'altra squadra, noi in coro: buttate, buttate, coglione! Sto coglione, buttate! E gli inglesi erano scioccati da questa cosa, dicevano: che cazzo state a dire? Perché sto coglione, almeno gli danno i rigori? E loro dicono: no, ma non funziona così il calcio! Ma che state a dire? C'è sta l'arbitro, buono l'arbitro, quello è cornuto, è l'arbitro. L'arbitro è cornuto, ma che vuol dire sto gesto? Capo, e sta a casa scopata. Ma perché la conoscete? No, però è famosa. Sto coglione. Tipo così, c'è sta ruba la partita. Perché ci abbiamo tutta questa... questo carico di illegalità, questo senso che ci portiamo appresso. Ho scoperto che ci sta un modo di dire all'estero che è il seguente: in America, in Inghilterra, che è così, è di Benjamin Franklin, credo la frase, nella vita ci stanno solo due cose sicure: la morte e le tasse. Mi fa molto pensare che la versione italiana di questa cosa sia: nella vita c'è solo una cosa sicura, la morte. E le tasse, penso quando l'hanno tradotto, dice: no vabbè, ma la morte è sicura, ma le tasse, cioè, ma che vuol dire sta cosa? Si può tradurre così? Se so sicure le tasse, se so sicure le tasse, allora metteci pure il parcheggio. Tre cose: a morte, e tasse, il posto va a macchina il sabato pomeriggio. Quindi ci stanno tutta questa cosa. Quindi quando vai all'estero è molto difficile. Io ammiro molti ragazzi che vanno fuori, la fuga dei cervelli. Ma perché continuiamo ad andare all'estero? Perché ci stanno più opportunità. Ed è così che io sono andato a Londra a fare questa esperienza, che ho sto sogno di diventare un comico in lingua internazionale. Ho lasciato un lavoro qua nella televisione italiana, ho lasciato la mia casa e sono partito. E dico: ah, che bello, mo ve sfondo, mo faccio un... cioè, mo conosco tutta Londra. Niente, non mi si inculava nessuno. Una tristezza, una solitudine, perché... non so voi se siete mai stati, però a Londra lavorano un botto. Cioè, tutti a lavorare, sono tutti contenti, ostentano il fatto che sono sempre impegnati, impegnati. No, io vengo da Roma. Noi ci abbiamo delle canzoni, l'inno di questa città, la società dei Magnaccioni, dice proprio espressamente: a noi ci piace te magna e beve e non ci piace da lavorare. Noi ci abbiamo l'inno all'ozio. Quindi immaginati che io vado a Londra con questi che ti dicono: no, vabbè, io Francesco, io ostentano, io sono impegnato, oggi sono impegnato, domani sono impegnatissimo, dopodomani sono super impegnato. Ma chi se ne frega, io ti ho chiesto solo che ore sono. Ma che è? Vi racconto una... c'è un amico mio là, un amico storico, arrivo a Londra il primo del mese e gli faccio: Matthew, sono arrivato finalmente. Oh, che bello Francesco, che bello, vediamoci prima possibile, sei libero il 23? 3 settimane. Cioè, io non ho tutta sta speranza di sopravvivere 3 settimane. Facciamo martedì, che cazzo devi fare martedì? E quindi mi sono ritrovato là una solitudine che non vi dico, perché avevo bisogno di contatto umano, no? E invece stavo in una città che, quando qualche sconosciuto ti toccava nella metropolitana, un giro così, ti chiedono scusa: I'm sorry. Give me more. Perché nelle grandi città non ci stanno più esseri umani, sono spariti gli esseri umani, stai in 9 milioni di abitanti e non ci stanno gli esseri umani, perché gli esseri umani guardano negli occhi gli sconosciuti, ci parlano, sorridono. No, noi continuiamo a mandare ste cazzo di sonde spaziali su Marte a cercare forme di vita, no? E vi faccio notare, questa è la mia imitazione è una sonda spaziale, secondo me le sonde spaziali sono così, cioè praticamente è un vecchio che batte linee. Dovremmo mandare queste sonde spaziali dentro le grandi città. Io non volevo fare stand up, io non voglio fare stand up, ma la mia solitudine mi porta, è l'unico modo per parlare con qualcuno. Cioè, a Londra io parlavo col center, gli attaccavo la pipa ai col center. Cioè, ho fatto amicizia col call center da 3 che mi diceva: oh, è passata la cervicale, no, tu hai fatto pace con tua madre, tutto il tempo così. È brutta come cosa.